A Torretta Granitola l'estate continua con la Sagra dell'Arancina. È qui con noi Giovanni Bonafede, uno dei creatori di questa iniziativa. Allora, da cosa nasce l'idea di dare a tutta la gente, siciliani e turisti, la possibilità di gustarsi all'aperto una delle prelibatezze della nostra terra, quale appunto l'Arancina? Allora, tutto è nato così per caso, da una sera che c'è stata un'iniziativa qui in piazza, così per gioco abbiamo iniziato a scherzare perché non organizziamo la sagra e da lì nasce la Sagra dell'Arancino. E grazie anche alla collaborazione del comune che ci ha dato una mano, che ha patrocinato l'evento, soprattutto per le autorizzazioni, e poi siamo qua. E la serata è bellissima e spero che riesca tutto perfettamente, anche per dare un fine stagione come si deve alla cittadinanza locale. Abbiamo visto che ci sono diverse tipologie di arancine, non soltanto carne e prosciutto, le più conosciute, ma altre quali? Allora, ci sono al kebab, al pistacchio, poi c'è anche una novità, quella l'abbiamo chiamata così dolce sorpresa, che è un'arancina dolce salata che è buonissima da mangiare, veramente una cosa particolare. Oltre alle arancine, quali altri prodotti locali avete dato risalto? Altri prodotti locali, c'è la pizza, all'interno del locale ci sono pure le pizze di diversi gusti, poi più tardi faremo i bomboloni alla Nutella che sono abbastanza rinomati nella zona, e cornetti, genovesi, questi tipi di prodotti. Ma noi diciamo che una tecnica particolare non esiste nel fare le arancine. Diciamo che siamo delle ricette standard, comunque ognuno di noi utilizza magari un riso diverso, abbiamo da un riso originario, un riso Ribe, un riso Roma, dico, può cambiare quello, e dalle diverse quantità di acqua che andiamo a utilizzare, che possono essere da 2 litri e mezzo a 3 litri di acqua, un riso più al dente o meno al dente che sia, o una mollica più bianca o meno bianca.